Oggi vorrei raccontarvi la storia di un cerchio. Un cerchio che parte da un sogno, parla di energia e della potenza della natura. Immaginatevi me da bambina. Cosa vuoi fare, Lucia, da grande? Ah, io non lo so, ma vorrei salvare il mondo! Tenevo un basso profilo. Poi, a un certo punto, lessi un libro che parlava di quanto fossimo spacciati. Non c'era più energia per il futuro e saremmo morti sommersi dai rifiuti. Non ero molto incline ad accettare questa prospettiva. Così aspettai. Arrivò una professoressa dell'università nel nostro liceo e si mise a parlare di fotosintesi. La conoscete tutti quel processo con cui le piante, in maniera super dettagliata, partono da acqua e anidride carbonica e con l'energia del sole ne fanno il loro combustibile. Lei però ne parlava in maniera diversa. Diceva che alcuni scienziati stavano cercando di mimare la fotosintesi con un processo che si chiama fotosintesi artificiale. Cercavano di rompere la molecola d'acqua in idrogeno e ossigeno e utilizzare l'idrogeno come combustibile del futuro. Così penso che fu proprio in quel momento che decisi di studiare chimica. Questa cosa mi rimase così impressa che per la tesi magistrale decisi di andare in un laboratorio olandese dove studiavano proprio la fotosintesi artificiale. Il problema è che rompere la molecola d'acqua è un po' faticoso. Richiede come l'accensione di una miccia, un'energia in più. Noi la chiamiamo energia di attivazione. Esistono delle molecole che noi chiamiamo catalizzatori e che sono in grado di interagire con la molecola d'acqua, abbassando la sua energia di attivazione. Così studiai e cercai un catalizzatore. Ma non bastava, avevo paura che queste molecole iniziassero a distrarsi, a reagire con l'ambiente esterno, a impazzire. E ancora una volta l'idea venne dalla natura. Dovete sapere che la natura ha costruito dei reattori efficientissimi, così efficienti che i vostri organismi stanno in piedi grazie a loro. Si chiamano proteine e sono come dei gomitoli tutti avvolti su loro stessi. Al cui interno c'è una tasca. Questa tasca è in grado di proteggere, così presi il mio sistema e lo buttai là dentro. Immaginate la mia emozione quando lo illuminai con qualcosa che simulava la luce del sole e incominciai a vedere delle bollicine. Era ossigeno. Dall'acqua avevo fatto idrogeno e ossigeno. Forse non ho salvato il mondo come speravo da bambina, però sono qui oggi per chiudere un cerchio. Appassionatevi a qualcosa che sentirete questa sera, magari alla fotosintesi artificiale. Aiutateci a dire che quel libro che diceva che eravamo spacciati aveva torto marcio. Oh!